Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Freaks Italian e questo nuovo video che si chiama Come giocare alla Neymar. Questo video è il secondo di questo nuovo format che vi abbiamo portato, ovvero quello di come giocare alla Dybala, come giocare alla Neymar. Successivamente ne usciranno degli altri. Siamo molto contenti che come giocare alla Dybala è stato un successo. Tante visualizzazioni, tante persone che hanno commentato, tanti mi piace. Grazie mille a tutti. Ovviamente ci sono anche delle persone che ci sta che critichino e comunque la verità, noi abbiamo tanto da imparare e tanto da migliorare. Ovviamente non siamo come Dybala, non siamo come Neymar, non siamo come i giocatori professionisti ed è logico che ci sia un po' di differenza tra i nostri movimenti, i nostri tiri e i loro. Vogliamo dire che quello che facciamo a noi piace e continueremo così. Ovviamente questo genere di video che noi portiamo, come tutti gli altri, sono molto più legati alle persone che si stanno approcciando al mondo del calcio, che comunque vogliono migliorare. Noi diciamo, speriamo che questi video vi possano essere di aiuto e se avete delle idee da proporci, mi raccomando, scrivetecele nei commenti. Neymar, ex Barcellona, è passato da poco al PSG per la bellezza di 222 milioni. È un calciatore veramente fenomenale. Adesso andremo ad analizzare le sue skill, i suoi rigori, le punizioni che fa e il metodo di calciare. Le skill che andremo ad analizzare sono 5 skill molto semplici che abbiamo potuto vedere quando Neymar giocava nel Santos, che poi ha portato anche in Spagna riproponendole. Sono skill semplici ma molto efficaci. Ve le faremo vedere accompagnate dallo slow motion per farvi capire a fondo come fare questo genere di numeri, questo genere di skill. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Neymar, quando gioca in movimento, tende a fare come Robben, cioè convergere verso il centro. Lui gioca a sinistra, quindi converge verso destra. Cerca di liberarsi dalla marcatura del difensore attraverso delle skill, tanti tocchi palla che riescono comunque a distrarre il difensore e a permettere di crearsi il buco e lo spazio per andare a calciare. Quando va a calciare, predilige metterla a girare sul secondo palo oppure semplicemente piazzarla dove gli mette meglio. Se il buco è ridotto, può cercare anche il tiro di fortuna che magari viene deviato dal difensore e può entrare in porta. Ora andremo ad analizzare le punizioni. Neymar, quando calcia una punizione, predilige tirarla dalla sinistra sul primo palo coperto dalla barriera. Quindi, mi raccomando, cerchiamo di colpire la palla con un'angolazione di circa 45 gradi, cioè la rincorsa deve essere angolata di 45 gradi, di 3, massimo 4 passi. Colpiamo il pallone potente per dargli l'effetto a giro, col mezzo collo, con l'interno collo. Il pallone va colpito leggermente sotto la metà per permettere alla palla di alzarsi e poi di scendere lì dalla barriera sotto il 7. Mi raccomando, eseguite questo tiro tante volte per imparare appunto a darci il giro necessario per farlo girare sotto l'incrocio.
Neymar, quando calcia i rigori, predilige calciarli bassi negli angolini. Utilizza la parte del piede che noi chiamiamo piatto per dargli maggiore precisione. È dotato di una buonissima precisione, infatti un attaccante fenomenale, quindi non disdegna neanche calciare rigori alti, però più delle volte i suoi rigori sono bassi a fil di palo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando scrivete nei commenti il nome del giocatore che vorrete vedere nel prossimo video, mi raccomando mettete mi piace e continuate a seguirci. Un saluto da Marco, da Riccardo e da Alessandro. Ciao a tutti!